Buongiorno, benvenuti all'edizione Flash del TG2000. Vediamo i principali fatti della giornata. A Gaza, i media palestinesi parlano di 25 morti in bombardamenti israeliani effettuati ieri sera. Intanto sarebbero morti due dei tre ostaggi apparsi nell'ultimo video diffuso da Hamas. Si registrano poi un morto e 19 feriti in un attentato in una cittadina nel centro di Israele. La rivendicazione di Hamas è la risposta ai massacri di Gaza. La guerra in Ucraina si combatte in diverse zone del paese al confine con la Russia. Mosca fa sapere di aver neutralizzato 5 droni ucraini lanciati sulle regioni di frontiera. Trump stravince le primarie in Iowa con oltre il 50% delle preferenze. De Santis, secondo ma distanziato, denuncia le interferenze dei media. L'ex presidente esorta i repubblicani a unirsi per la sua nomination. L'Iran bombarda Siria e Iraq. Le guardie della rivoluzione affermano di aver colpito obiettivi ISIS ad Aleppo e un quartier generale del Mossad a Erbil. Le autorità del Kurdistan parlano di 4 morti e 6 feriti nel raid. Per gli Stati Uniti si tratta di attacchi irresponsabili. A Davos, in Svizzera, prosegue il Forum Economico Mondiale. Oggi l'intervento del premier del Qatar, Rahman Al Thani, il primo ministro cinese Li Qiang e la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. In Ecuador, nel 2023, sono stati uccisi almeno 770 bambini, con un aumento del 640% rispetto al 2019. Questo allarmante picco di morti, denuncia l'UNICEF, è dovuto al forte aumento della criminalità in diverse zone del paese. La politica, oggi Consiglio dei Ministri, si va verso l'Election Day per le europee, le regionali e le amministrative. L'8 e il 9 di giugno, prima della riunione, Giorgia Meloni presiederà la cabina di regia sul PNRR. La Cassazione conferma le responsabilità civili e penali per il disastro ferroviario di Viareggio, ma ci sarà un nuovo appello per il calcolo delle attenuanti. La riquantificazione della pena evita il rischio degli arresti per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti. Tragedia sulla linea ferroviaria Chivasso-Alessandria. Un bambino di 9 anni è morto travolto da un regionale mentre attraversava i binari. Il piccolo si era allontanato poco prima da una comunità per minori. Nuova sparatoria nella periferia di Roma, Corviale. Un 33enne morto e un 30enne rimasto ferito nello scontro a fuoco. Gli aggressori sono fuggiti. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Il 16 gennaio del 2023, un anno fa, l'arresto del boss Matteo Messina Denaro dopo 30 anni di latitanza. Furono i carabinieri a catturare il capomafia nella clinica La Maddalena di Palermo, dove si sottoponeva alla chemioterapia per un tumore al colon. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà oggi a Vercelli per l'inaugurazione dell'anno accademico 2023-2024 dell'Università del Piemonte Orientale. Alla cerimonia anche i ministri Anna Maria Bernini e Paolo Zangrillo. In Islanda la lava continua a guadagnare terreno dopo l'eruzione del vulcano nella penisola di Reykjanes, nel sud-ovest del paese, vicino alla città di Grindavik. La comunità è stata evacuata ed è stato dichiarato lo stato di emergenza. Pep Guardiola è il miglior allenatore del mondo nel 2023. Secondo la FIFA, il coach spagnolo è stato premiato per il lavoro svolto l'anno scorso con il Manchester City. Nella stagione scorsa ha vinto, lo ricordiamo, la Champions League. Emma Mazzenga, 90 anni, classe 1933, entra nella storia dell'atletica leggera italiana e mondiale. A Padova, nella seconda giornata di gare indoor, Mazzenga ha stabilito il nuovo record mondiale, 54 secondi e 47 decimi sui 200 metri di categoria, superando lo storico primato detenuto dalla canadese Olga Kotelko. È tutto, l'informazione torna come sempre alle 12 con il TG2000. Buona giornata.